Ciao miei giovani Padawan, bentornati sul mio canale e bentornati in un nuovo video. Questa è la tanto attesa seconda parte della reaction ai video dei violinisti che suonano all'interno dei film. I prossimi che vedrete in questo video sono abbastanza succosi, abbastanza interessanti, ma come sempre vi chiedo di scrivermi nei commenti se c'è qualche altro video che vorreste vedere commentato o anche se avete dei suggerimenti per modificare questo format. Per esempio, la prossima volta mi piacerebbe fare un commento magari con un musicista che però non sia un violinista. Adesso ci penso un attimo, vediamo chi potrei invitare a partecipare a questo format. E ci prepariamo, però intanto suggeritemi quali video eventualmente commentare. Vi lascio guardare tutta la seconda parte, però vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina se vi va di abbonarvi per accedere a contenuti esclusivi e vi ricordo anche che in descrizione trovate una serie di link utili e se sfruttate quei link mi date una mano a far crescere questo canale. Io vi ringrazio per quello che abbiamo fatto fin qui insieme, continuate a seguire il canale, ma soprattutto godetevi questo video. Vi mando un bacio, ciao! Ci vediamo questa scena qui. È il duello da Chevalier. Facciamo vedere. È difficile. Oh, va, inizia a darmi un tuo commento. Mi ho visto i primi 2 minuti di questo estratto. Ah, da come suonano, come vedo che muovono le dita sul manico, penso che suonano loro, perché comunque sono pezzi molto complicati, quindi vedo che muovono le dita molto velocemente sulle corde, e quindi anche quando fanno gli acuti portano la mano più bassa, penso che suonano loro. Allora, io in realtà Ho tra i due. Quello che secondo me è più veritiero non è questo ma è l'altro. quindi quello, io in realtà questo film non l'ho visto, l'ho Ah, poi trovata, ce lo vedremo. mi è stata segnalata questa scena. Allora, io in realtà sì, ho dei dubbi su questo qui di sinistra, quello, il violinista di colore. L'altro mi sembra più veritiero, quest'altro qui meno, nel senso che l'impostazione non è male, vedi anche in questa scena che ho selezionato, che è il secondo 31. Vedi anche tutta l'impostazione come è messo, no? È bello da vedere. Però quando poi vedo le scene c'è molta scoordinazione tra quello che suona e le dita, cioè nel senso che tu vedi le dita che si muovono nella musica, però si vede che le dita non fanno esattamente quello che fa la musica. Però quello potrebbe essere anche un errore di montaggio, no? Nel senso non è preciso il movimento, eccetera. Però lo vedo goffo nel salire, non lo vedo proprio disinvolto come l'altro, nel salire sugli acuti. E soprattutto la mano destra vedo proprio che fa fatica, quindi mi verrebbe da dire che forse il violinista di destra potrebbe essere realmente un violinista o comunque uno che ha studiato violino, mentre quello di sinistra no, ma ha fatto un grande lavoro perché probabilmente se questo film ha questo tipo di scene doveva essere una cosa Più possibile il veritiera, più diciamo. possibile veritiera, quindi ci potrebbe aver fatto un grande lavoro. Se voi lo sapete fatemelo sapere qui nei commenti, altrimenti io farò una ricerca anche su questo perché sono molto molto curiosa. E ci vedremo anche il film. E ci vedremo anche questo film. Però nel complesso direi che è fatta molto bene perché le inquadrature sono anche inquadrature che osano, nel senso che la telecamera non è mai ferma, quindi in realtà è difficile poi soffermarsi, però poi ci sono dei momenti in cui comunque inquadra proprio nell'interezza. Per esempio, questo qui di sinistra, ho notato che Non spesso lo inquadrano sempre. inquadrano non viso e mani contemporaneamente, ma magari fanno un'inquadratura laterale, per cui potrebbe tranquillamente non essere lui quando si vede che fa delle cose. Però ci sono anche delle inquadrature frontali in cui si vede questa cosa delle dita che non sono coordinatissime con la musica, per cui voglio dire, comunque hanno osato, questo va detto. Snoopy dorme e quindi siamo tutti sereni. Allora, questo video è tratto dal film sulla vita di Paganini, film che io non ho visto e che potremmo vedere. Ho fatto già un riferimento a questo film prima parlando di altri video, ma non dico niente perché così Rossella è libera di fare le sue valutazioni. Perfetto.
Questa è la scena in cui suona nella taverna. Evidente, sì, che sia lui sicuramente a suonare. Sì, 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 sì. Allora, secondo me un errore che spesso fanno in questi film è che in questo frame, in questo frammento, diciamo, si vede molto di meno rispetto, per esempio, a quello all'estratto di Chevalier. Un errore che fanno è sul suono. Cioè, se io sto suonando dal vivo, in teatro, come in questo caso una taverna, perché il violino deve essere così tanto effettato? Cioè, il violino di prima si sentiva il reverbero, si sentivano proprio gli effetti del violino registrato in studio, che già rispetto al fatto che è un film ambientato in un'altra epoca ha poco senso. Però voglio dire, se stanno suonando in teatro, perché si dovrebbe sentire così pulito e preciso? Qui invece si sente un suono che chiaramente è evidente che sia stato registrato in studio, ma quantomeno non ci sono tutti quegli effetti. C'è anche la sporcizia delle mani di chi porta il tempo, eccetera, quindi è un po' più verosimile. Lui è chiaramente un violinista, si vede lontano un miglio, perché ovviamente la scena non è che è registrata nel sonoro dal vivo, è sempre messo il suono in post-produzione, però lui si vede che sta suonando davvero. Anche quando fa quegli effetti di glissato con l'armonico, lo fa proprio super coordinato, la mano è perfetta, il vibrato è perfetto, insomma, cioè si vede che è un violinista proprio lontano 100 miglia. Probabilmente guardando me si direbbe meno, me che sono, si direbbe meno che sono un violinista di quanto non si dica nel suo caso, cioè lui è proprio perfetto, quindi sì, confermo, è assolutamente un violinista senza pensarci oltre, proprio a mani basse. Tra l'altro questa qui è una scena tratta da The Umbrella Academy, serie TV fantastica che tu non hai visto, in cui c'è Elliot Page, che in questa fase era Vania, una delle sorelle, che nel film fa la violinista, poi il violinista. Vabbè, qui ci sono tutta una serie di cose attorno a questa scena del... Non mi sembra che sia violinista. Da cosa lo deduci? Dal movimento delle mani che non è... che non segue la musica. Allora, sì, effettivamente brava, non è assolutamente realmente un violinista Elliot Page, però devo dire, chiaramente balza all'occhio in modo evidente che non lo sia, però non è stato fatto male. Cioè, in questo video in particolare ci sono tutta una serie di scene in cui inquadrano il viso, le spalle. Sono poche le scene in cui inquadrano le mani. Quando inquadrano le mani, i movimenti sono chiaramente artificiosi, ma sono già migliori, per esempio, di quelli di Leslie di Big Bang Theory. Comunque è fatto abbastanza bene il movimento. Anche come tiene l'arco, si vede qui. Ecco, lo tiene praticamente, anziché tenere le dita non benissimo, appoggiate, sì, cioè, un po' più spostato, no? A parte il mignolo spostato, ma sì, sicuramente anche quello, ma poi lo tiene così, cioè non ha le dita giù aggrappate all'arco, cioè sta proprio, lo tiene così. Però nel complesso, diciamo che io metterei la firma, perché alcuni miei allievi tessero la mano così, nel senso è comunque il mignolo è tondo, si vede che lo tiene abbastanza con fluidità, non lo tiene strangolato con le dita brutte come tanti miei allievi. Quindi comunque c'è stato dell'impegno, si vede che non è violinista, però poi vedi anche l'arco è abbastanza dritto, diciamo che nel complesso l'hanno fatta bene, però si vede che non è violinista. Allora, concludiamo con un brevissimo estratto dal film Il violinista del diavolo, dedicato a Paganini, il cui protagonista, non ti dico chi è perché non se lo conosci, però guarda. Adesso è di spalle. È lo stesso di prima, eh? Lo stesso attore di prima.
lo devo far vedere qui, guarda qua. Lo stesso attore della taverna, intendo. Sì. Vedi che le quadrature lo inquadrano completamente, no? Guarda lì, guarda. Vabbè. Questo qui è David Garrett, che è uno dei violinisti moderni più famosi, perché fa tutta una serie di arrangiamenti particolari anche di brani famosi. Io l'ho anche visto a Torino, dell'attore di questo film, e ha fatto l'attore di questo film, perché effettivamente ha senso. Per interpretare Paganini hanno messo un violinista, certo. Ha senso, quindi ecco perché effettivamente si vede a mani basse come violinista, perché David Garrett è un violinista molto molto famoso tra i violinisti, diciamo, tra virgolette un po' più commerciali, nel senso che non è propriamente un violinista classico, ma suona molto bene, fa delle cose anche abbastanza spettacolari. È quello lì di, sai, dei vari brani di Michael Jackson arrangiati in modo particolare per violino, è sempre lui. Quindi, insomma, quando il violinista è violinista, si vede. Bene, io direi che abbiamo abbastanza materiale. Vi lascio qui sotto in info box, oltre ai link che sapete vi possono tornare utili su tutte quelle cose che mi chiedete spesso, corde, violini che vi consiglio, archetti e cose varie, vi lascio anche i link a tutti i video che abbiamo utilizzato qui e che avete visto comparire. Se ve li volete andare a guardare per fare un'ulteriore analisi, potete farlo tranquillamente. Vi chiedo di consigliarmi qui sotto nei commenti altri video di questo genere, perché vorrei fare anche una seconda parte. Diciamo che io comunque sono stata brava. Sei stata abbastanza brava, devo dire, nel tuo non essere una violinista, nel tuo essere una farmacista, devo dire che si è difesa bene, possiamo dirlo. Fateci sapere anche questo nei commenti, che cosa ne pensate. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ad attivare la campanellina, ma soprattutto a farmi sapere che cosa ne pensate anche di questi video un po' più di intrattenimento, perché ce l'eravamo detti nella diretta di fine anno che avrei voluto fare anche video di questo genere. Snoopy mi sembra che abbia gradito. Che cosa ne pensate? Ha gradito? Direi proprio di sì. E vi ricordo anche che sto raccogliendo dei video di un minuto, in vostri video, insomma, video amatoriali, in cui se mi fate delle domande specifiche su delle cose che volete o che io osservi per avere un feedback, insomma, saranno inseriti in un video apposito, per cui inviatemi una mail secondo le istruzioni che trovate qui sotto. Basta, chiuso. Basta. Grazie di tutto, è stato bello, grazie a Rossella. Ciao, grazie, ciao, a Snoopy, grazie a te. Grazie a Snoopy, che è stato veramente di compagnia. Ci vediamo nel prossimo video, vi mando un bacio e studiate altrimenti il bisconocchio. Ciao. Ciao.